Ciao a tutti, questo è un video un po' diverso dal solito e come vi ho già detto negli scorsi video vorrei parlare anche un pochettino di trading qua sul mio canale e se non siete interessati a questo argomento mi raccomando non vi disiscrivete perché comunque continuerò a caricare anche video di altro genere, insomma video shopping, video vlog. E per chi invece è interessato e magari ancora non mi conosce, mi chiamo Laura. E ho iniziato da poco qui su YouTube a condividere un po' della mia quotidianità e anche vorrei condividere anche il mio percorso nel settore del trading. Allora, ci tengo subito a precisare che io non vivo ancora di trading, ho un lavoro tradizionale come tante altre persone, ma sto studiando tanto e facendo tanta tanta pratica da 2 anni e siccome in questi 2 anni ho acquisito un po' di esperienza, la volevo condividere in questo video per farvi capire a che punto sono nel mio percorso. Vi mostro l'immagine che rappresenta il percorso attraverso il quale ogni trader deve passare. Allora, questo è l'inizio del percorso e tutta questa parte qua è la parte dove solitamente si perdono più facilmente soldi perché si è schiavi delle proprie emozioni, ma questo poi lo vedremo dopo. Dopodiché si arriva a un bivio, c'è chi continua il suo percorso nel trading e chi invece molla. Io attualmente mi colloco qui a break-even, dove c'è la profitability line, quindi diciamo break-even è proprio lo zero, ecco, sto a zero, mentre tutta questa parte qua sotto era in negativo. E ho già passato tutta questa fase tormentata e sto andando verso il mio obiettivo. E innanzitutto scusatemi perché io non vi ho spiegato neanche che cos'è il trading, ma per quello ci sono milioni di altri video qua su YouTube. Comunque in grandi linee nel trading voi avete davanti un grafico e dopo aver studiato, aver fatto la vostra analisi tecnica, insomma il vostro studio, decidete attraverso quello appunto che il prezzo vi dice se aprire un'operazione in buy, quindi in acquisto verso l'alto, o in sell, quindi in vendita verso il basso. E siccome queste operazioni che poi dopo aprite hanno a che fare con i soldi, perché in poche parole se l'operazione vi va in profitto e quindi vedete proprio l'importo che piano piano cresce, e se vi va invece in perdita vedete quell'importo con il meno davanti, e quindi vedere questi soldi che aumentano e che diminuiscono e che vanno in negativo vi genera delle emozioni. E queste emozioni vi condizionano molto nella gestione delle operazioni, sia nell'apertura che nella chiusura che proprio nella gestione. Dopo lo andremo a vedere. Quanto può durare questo periodo? Dipende, può durare pochi mesi, può durare molti mesi, può durare un anno, può durare un anno e mezzo. Questo è molto relativo e dipende da tante cose, dipende da che tipo di persona siete voi, dal tipo di carattere che avete, se siete delle persone più propense al rischio o meno, se siete già per natura o per lavoro delle persone più disciplinate, magari potreste essere avvantaggiate, ma anche lì non è detto. Dipende dal tempo che gli dedicate, perché se voi vi mettete sotto con lo studio, avete più tempo a disposizione durante la giornata e studiate tanto, certo è che ci metterete meno tempo. Se invece lavorate e potete dedicare tempo allo studio, alla pratica, solamente nei giorni liberi o per esempio durante il weekend, allora lì sarà un pochettino più lento il percorso. Anche se voi avete tanto tempo a disposizione
per studiare, secondo me la parte quella psicologica, quindi proprio del mindset, sarà quella più difficile da modellare e da cambiare, mentre la teoria può sembrare complicata all'inizio, ma in realtà è questione di mesi, ecco, se ti metti sotto a studiare tutti ce la possono fare a capire la teoria e anche proprio la pratica, come analizzare un grafico. Poi dipende dal tipo di trading, ci sono infinite tipologie diverse di trading, però ecco, vi faccio un esempio, c'è il day trading, cioè voi aprite e chiudete un'operazione all'interno della stessa giornata e anche lì ci sono tante tipologie, però con il day trading di solito, cioè, solitamente si è più portati a stare davanti allo schermo e magari se ti prendi uno stop loss, nel frattempo sei lì davanti al computer e vedi quell'operazione, già questa cosa ti può, diciamo, le emozioni ti possono giocare un brutto scherzo, a differenza, per esempio, dello swing trading. Tu apri un'operazione oggi e poi la chiudi, non so, domani oppure fra 3 giorni, ti si chiude, mentre tu magari non sei neanche davanti al computer, stai, non so, per dire, in palestra, e quindi poi ogni tanto vai a controllare il telefono e vedi, toh, ho preso lo stop loss e mi si è chiusa l'operazione in perdita. Lì già sei un pochino più distaccato perché intanto sei distratto, stai facendo altro, quindi anche lì dipende molto, cioè le emozioni cambiano a seconda del tipo di trading che fai. Comunque, la cosa comune per tutti è che alla fine si arriva a un bivio. Le persone che continuano capiscono che il trading fa per loro, gli piace, se hanno fatto degli errori in questo periodo, se ne assumono le responsabilità. Per errori intendo anche perdere soldi, perché lo dovete mettere in conto. La frase che dicono tutti è: perdi solo quanto realmente ti puoi permettere di perdere. In realtà, tutto questo percorso, secondo me, la fase iniziale dello studio e della pratica va fatta in demo per un lungo periodo di tempo, per lungo intendo mesi. Nel momento in cui voi, perché farete tanti, tanti errori, anche se studiate bene, un conto è la teoria e un conto è la pratica, ne farete tanti di errori e quindi è meglio farli in demo che non vi bruciate i vostri soldi. Però arrivati a un certo punto è anche giusto fare pratica su un conto real. Al giorno d'oggi si possono fare dei conti anche di poche centinaia di euro e l'importante è che voi capiate che con quel conto voi non ci diventerete ricchi, è solamente un conto per imparare a tradare proprio con un conto reale. Se mettete 500 euro, dovete capire che le vostre operazioni che farete ad operazione avrete un rischio dell'1%, quindi potrete perdere 5 euro. Non è che vi mettete a fare operazioni dove ad operazione rischiate 50 euro, 100 euro, no. E quindi il conto reale di poche centinaia di euro all'inizio è importante per capire come gestite le perdite. Quindi nel momento in cui voi andate in perdita, vedete che emozioni vi suscita quella perdita. Mentre chi molla, chi abbandona, si rende proprio conto che no, il trading non fa proprio per me. E poi ci sono anche le altre persone che magari sono anche state truffate, perché purtroppo sì, anche questo può succedere, e che mollano semplicemente non prendendosi loro però la responsabilità, dicendo che è tutta una truffa e il mondo del trading è solo una fregatura. E qui arriviamo al primo punto. So che ho fatto questa premessa lunghissima, però ecco, ci stava a darvi anche queste piccole spiegazioni. Allora, il primo punto è: il trading è una fregatura? Perché questa è la domanda del secolo. So che dal fuori, anche per me all'inizio era così, vedevo il trading come un qualcosa di pericoloso, cioè trading per me era uguale a gioco d'azzardo.
In realtà non è così. Allora, su internet ci sono un sacco di truffe e fregature, sia in questo ambito ma anche in tantissimi altri, quindi diciamo quello sta un po' a voi scovarlo. Certo è che questo del trading è proprio un mondo insidioso, proprio perché ha a che fare con i soldi, cioè tu devi mettere dei soldi su un conto e ci saranno tante persone che vi chiederanno di comprare i loro corsi. Oppure broker che vi chiederanno di mettere soldi e cifre sempre più alte per farvi diventare ricchi. Questo assolutamente state fuori da tutto questo. Però quello di cui vi parlo oggi è il trading individuale, quindi che non ha nulla a che fare con broker che vi gestiscono i soldi, cioè è proprio un trading dove ci siete voi, internet e il vostro computer, nulla di più. Avete il vostro computer davanti e voi sapete quello che dovete fare ed operate con i vostri soldi. Quindi il trading, se gestito in modo professionale, è un business, è un lavoro come tutti gli altri ed è un signor lavoro, è una grande opportunità. Se invece lo prendete alla leggera con l'idea del voglio tutto e subito, mi voglio arricchire, con l'immagine del trader, con la Lamborghini, il Rolex e la piscina, allora no, non avete capito e quello è il modo migliore e anche il modo più veloce per perdere tutti i vostri risparmi. Quindi ecco, sta un po' a voi che veniate truffati o meno, oppure se non siete comunque truffati, sta un po' a voi gestire la cosa seriamente e crederci anche, perché comunque anche che voi studiate, vi impegnate, non è garantito al 100% che voi diventerete dei traders di successo. Io, per esempio, come vi ho detto, non vivo ancora di trading, sto facendo tanta pratica e sto studiando. Però, prima cosa ci dovete credere voi stessi, perché se non ci credete voi, chi ci deve credere? E poi io mi baso anche molto sul fatto di prendere come esempio delle persone che vivono di trading. Vi ripeto, non il guru, quello che ostenta ricchezza, proprio delle persone, normali, normalissime che, ci vivono di trading. E quindi so che è possibile, se preso seriamente. E quindi quello con un sacco di fiducia e un sacco di lavoro, spero che un giorno faccia arrivare anche a me a vivere di trading. E qui arriviamo al secondo punto, l'importanza di avere un lavoro. Non il trading come lavoro, ma un lavoro tradizionale come tutti gli altri, che vi faccia avere quella stabilità economica, quella sicurezza di avere un tetto sopra la testa, di poter andare a fare la spesa e mangiare, di pagare le bollette, perché appunto il percorso per diventare un trader e per poter vivere di trading è lungo e nel mentre dovete avere un lavoro che vi dia la serenità e la tranquillità. Se non avete un lavoro, ma comunque avete una persona che provvede a queste cose che vi ho elencato per voi e quindi voi siete libere di studiare, ben venga. Se invece siete in una, diciamo, in una situazione finanziaria precaria, quindi faticate ad arrivare a fine mese, allora in questo momento preciso della vostra vita il trading non fa per voi. Perché? Perché siete troppo affamati di soldi e quindi non vi concentrereste sul processo di apprendimento, ma diciamo, avreste troppo fretta e troppa fame di guadagni. E lì è proprio quello il momento migliore per perdere anche i risparmi che avete. Quindi assolutamente no. Trovate un lavoro e nel momento in cui avrete un lavoro e una stabilità, allora potete iniziare a studiare. E qui arriviamo al terzo punto. Il trading è brutale, dovrete combattere contro le vostre emozioni. Era la cosa che vi avevo accennato all'inizio. Se guardate su internet vedrete subito che quando parlano di trading dicono che il 90% dei traders perde soldi. E perché così tante persone perdono soldi? Perché non hanno studiato bene? Perché non hanno imparato bene la strategia? O non so, non è abbastanza performante? No, niente di tutto questo. Falliscono perché
Il 90% del trading è psicologia, è pura psicologia. Il restante 10% è studio e pratica. Ora vi faccio una carrellata di emozioni con annessa spiegazione del perché. Allora, quando iniziate avrete queste emozioni. È possibile, insomma, non tutti sono così, però la maggior parte delle persone, insomma, la natura umana è quella. E quindi quando fate un'operazione, quell'operazione vi va in profitto. Allora sentite un senso di euforia, siete portati a pensare, soprattutto questo all'inizio, io sono veramente bravo, allora non è così difficile il trading e siete felici, improvvisamente felici perché vi sta andando tutto bene. Poi piano piano prendete degli stop loss e all'inizio ne prenderete tantissimi perché farete tanti errori che stop loss dopo stop loss iniziate un pochettino a vacillare e a sentirvi un po' frustrati perché vedete quel conto piano piano scendere. Allora lì iniziate a sperimentare tutta una serie di emozioni spiacevoli. Quindi quando questo per esempio soprattutto con il day trading che vi dicevo che voi state proprio lì davanti allo schermo e vedete che avete preso lo stop loss e poi un altro stop loss e inizi a sentire un bruciore allo stomaco, poi magari se nel tuo gruppo, quindi di persone che seguono la tua strategia, tu prendi lo stop loss, magari poi ti va anche a target, sarebbe andato, però gli altri magari prendono target, tu provi anche un pochettina di invidia e quindi dici, cavolo, loro sì, invece io ho perso soldi. E quindi cerchi, questo può succedere, non tutti, non a tutti succede, però cerchi la tua opportunità di guadagno. No, cavolo, anch'io devo guadagnare quel giorno e quindi magari inizi a perdere lucidità, non sei più obiettivo, quindi non hai davanti a te un'opportunità di entrata reale, ma tu entri lo stesso perché non puoi rimanere escluso dai guadagni e quella in inglese si chiama FOMO, fear of missing out, quindi per paura di rimanere escluso dai guadagni, tu entri senza seguire le tue regole e nella maggior parte dei casi prendi stop e quindi di nuovo prendi le perdite. Poi entra in gioco l'avidità. L'avidità sia nel positivo che nel negativo, perché nel positivo, quando magari è ora di chiudere, che l'operazione ti sta andando a target, tu non la chiudi perché vuoi sempre di più e quindi poi magari dal target ti scende, ti gira contro e poi magari ti si chiude pure a zero o in perdita, peggio ancora. E quindi lì per avidità, tu che volevi sempre di più, non hai preso neanche il target. Mentre in negativo, dopo una serie di stop loss, che cosa ti viene in mente? Ti viene in mente che per recuperare tutto inizia ad alzare l'asticella del rischio e quindi il tuo rischio, se prima era 1 per dire, ora sarà 2 perché così nella tua testa il rischio non lo tieni proprio in considerazione, non tieni in considerazione il fatto che tu potresti perdere quell'operazione, tu la apri solamente per guadagnare tutti i soldi che hai perso e quindi pensi ora riguadagnerò tutto, tornerò a break even, quindi porterò il conto in pari e poi da lì guadagnerò. Ma indovinate che cosa? Magari sì, ti può andare anche bene, però se continui con questo atteggiamento a lungo andare ti va male, quindi intacchi più velocemente il tuo conto, così facendo brucerai prima il tuo conto. E quindi eccolo là che tu fai parte del 90% dei traders che perde soldi. Ora, questa non è una cosa che succede dall'oggi al domani, insomma, o anche in un giorno, è proprio un atteggiamento fallimentare che ti porterà a bruciare il conto. Perché quando tu sei davanti allo schermo e vedi che il prezzo ti va a prendere lo stop loss, ti scatta proprio quel pensiero che cavolo, il grafico me lo sta facendo apposta. Queste emozioni che ti ho elencato devi imparare a controllarle, perché altrimenti saranno loro che controllano te e quindi tu sarai loro schiavo.
E per farlo devi allenarti molto sulla tua disciplina, sull'autodisciplina, anche per esempio leggendo libri di crescita personale. E magari fammi sapere se vuoi sapere come ho fatto io per riuscire a controllare queste emozioni e comunque ci devi combattere, cioè è una cosa con la quale devi combattere ogni giorno, eh? Non è che scatta il giorno in cui tu basta, queste emozioni non ce le hai più. Sono tipiche dell'essere umano e sono sempre dentro di noi. Invece, l'emozione buona, quella positiva che devi praticare è la pazienza. Devi aspettare la migliore opportunità di entrata. Non ti devi lasciar prendere dalla fretta, ma attendi il momento giusto di entrata. E rimani calmo. Se vai in guadagno e chiudi quindi un'operazione in profitto, rimani calmo. E se invece la chiudi in perdita, rimani calmo. Se ti prendi una marea di stop loss, rimani calmo, perché tanto comunque all'inizio ti ho detto prenderai tanti stop loss e farai tanti errori. Ma comunque anche quando insomma hai una certa esperienza, può succedere che il mercato è particolarmente nervoso e ti vai a prendere tutta una serie di stop loss. Plus, fino a seguire le tue regole. Percentuali di profitto, di drawdown si devono guardare mensilmente, insomma, alla fine del mese vedrai se stai in profitto o se stai in perdita, no, giornalmente. E qui ci colleghiamo alla quarta cosa da sapere, ovvero i vostri risultati nel trading non vi determinano come persona, non determinano il vostro valore come persona. Che cosa significa? Significa che appunto nel trading si guadagnano e si perdono soldi. Nel momento in cui voi perdete soldi, soprattutto quando li perdete perché andate proprio vi sentite frustrati perché prendete uno stop loss dopo l'altro e quello dipende da voi perché la maggior parte delle volte all'inizio sbagliate proprio le operazioni, sono operazioni che non andrebbero fatte, ci sono proprio degli errori tecnici e quindi alla fine voi vedrete il conto, vedete, cavolo, ho perso tutti questi soldi, non valgo niente. Allora, prima di tutto non dovete ragionare in soldi, ma dovete ragionare in percentuali. Vi faccio questo esempio. Io ieri era, aspettate, il 22 agosto, ieri ho fatto un'operazione proprio all'apertura del mercato, dopo aver fatto la mia analisi tecnica, avevo previsto che se il prezzo avesse fatto un certo movimento, avrei preso un'operazione in sell, quindi in vendita. Ho impostato la mia operazione, il prezzo mi ha dato delle conferme, ho aperto l'operazione in vendita. Il prezzo poi è andato un pochettino giù, è salito, mi ha preso lo stop loss, è salito di qualche altro pips e poi boom, è sceso e ieri il mercato è crollato. Potete vederlo sui grafici, cioè proprio sceso. A me però ha preso lo stop loss e quell'operazione l'ho persa, l'ho chiusa a 200 meno 290 dollari. Ora voi direte, cavolo, 290 dollari, io ci metto giorni per farli e tu in sì, pochissimi minuti, le mie operazioni durano molto poco, nel giro di 3-4 minuti ho perso 290 dollari. Capite che mi potrei anche sentire una fallita perché c'è gente che ci mette giorni e io in 3 minuti ho bruciato 290 dollari. Ok, andiamo a vedere il capitale con il quale io sto tradando. Io trado con un conto demo perché appunto sto facendo pratica per allenarmi a quegli importi. Trado con un capitale da 50.000 dollari. 290 dollari sono poco più dello 0,5%. Calcolate che un trader solitamente rischia per ogni operazione l'1%, che in questo caso sarebbero stati 500 dollari. Mentre io ho rischiato molto meno, ho rischiato poco più della metà dell'1%, che è molto conservativo, è ottimo come rischio per un'operazione che poi mi avrebbe portato un rischio rendimento di 1 a 2,5. Vabbè, comunque avrei preso molto di più, ovviamente devi rischiare per prendere di più. Capite che è relativo?
potrei sentirmi una fallita perché ho bruciato così tanti soldi in poco tempo, ma in realtà non è così. E poi io seguo le mie regole, imposto un giusto rischio e anche se mi prendo uno stop loss dopo l'altro, quegli stop loss io me li vado ad analizzare, mi analizzo le operazioni che ho sbagliato e capisco dove ho sbagliato. E errore dopo errore cerco di non farli più. Quindi io poi su questo canale soprattutto ci tengo a normalizzare lo stop loss, perché di solito vi fanno vedere sempre operazioni in profitto, anche io ve le ho fatte vedere, però vi farò vedere anche le operazioni in perdita. Ci tengo proprio a normalizzare quello che è normale nel trading e che nessuno fa vedere. Passiamo al prossimo punto. La quinta cosa da sapere è focalizzati sulla gestione del rischio. Allora, non focalizzarti sui soldi. I soldi sono solamente la conseguenza delle cose ben fatte. Pianifica tutto nei minimi dettagli. Pianifica le tue operazioni in anticipo, ovviamente dopo aver fatto una bella analisi, un bello studio approfondito. Le pianifichi in modo che non lasci proprio nulla al caso. Se il prezzo fa questo movimento, io mi comporterò di conseguenza e se il prezzo fa quest'altro movimento io mi comporterò di conseguenza. È tutto già prestabilito quello che farai, non è che devi creare lì sul momento. E poi ricordati che la gestione del rischio è la stessa, sia se hai un conto piccolo di 500 euro. Che se hai un conto grande da 50.000 euro. Con un conto da 500 euro, come ti ho detto prima, devi sempre rischiare l'1% come rischieresti su un conto da 50.000, solo che sul conto da 50.000, se rischi l'1% sono 500 dollari o euro, su quello da 500 euro sono 5 euro. Conto è vedere l'operazione che ti va in perdita di 5 euro e un conto è vedere l'operazione che ti va in perdita di 500 euro. È proprio tutta un'altra cosa a livello emotivo e psicologico. E il conto che sto tradando io, come ti ho detto, è in demo. Sto facendo tutte prove gratuite che proprio una dopo l'altra che durano 14 giorni l'una e sto facendo con una prop la FTMO, perché poi il mio obiettivo finale è quello di arrivare ad ottenere un conto gestito. Quindi io, quando avrò finito tutta la mia demo, che mi sentirò pronta, non è che metterò su un conto 50.000 euro di tasca mia, no, farò proprio la challenge per ottenerli da queste società che ti danno in gestione dei conti. Questa anche è tutta una cosa che ha sia dei pro che dei contro. Però personalmente a me al momento sta aiutando tantissimo perché ha delle regole così stringenti, ti mette proprio tanti tanti paletti che tu non, cioè, non è che puoi creare, fai le montagne russe, perdi tanto, guadagni tanto, assolutamente no, hai le tue regole e quelle devi seguire. Quindi fatemi sapere se vi interessa anche questa cosa dei conti in gestione, che vi faccio un altro video e vi parlo anche di tutti i pro e dei contro. Comunque, tutto questo per dire che ti devi focalizzare solo sulla gestione del rischio. Vedrai che allora il trading, arriviamo così al punto 6, il trading diventerà noioso. Eh sì, il trading è noioso. I trader, quelli veri che vivono di trading, sanno che è noioso il trading perché sui mercati non devi cercare l'adrenalina, devi cercare solamente delle opportunità di entrata. Quando hai quel segnale giusto che ti dice entra a mercato, entri, ti imposti il tuo target, ti imposti il tuo stop loss, il prezzo ti andrà a prendere o il target o lo stop loss e basta, è finito lì e poi dopo rinizi, cerchi di nuovo un'altra opportunità. E questo è un susseguirsi di queste tre cose. Vedrai che nel lungo termine questa cosa ti premierà, perché prima cosa sarai molto più sereno, ti fiderai della tua strategia, delle tue regole, di sicuro non bruci i conti. Nel lungo termine poi piano piano sarai profittevole. Poi, una volta che avrai imparato che il trading è noioso e quindi avrai tolto proprio la parte emotiva dalle tue operazioni, allora sarai diventato anche una persona diversa, sarai cresciuto e
qui arriviamo alla settima cosa da sapere, ovvero che la forza mentale che avrai sviluppato in questo percorso per arrivare poi ad essere un trader avrà cambiato anche proprio tutti gli altri aspetti della tua vita. Questo non necessariamente proprio nel momento in cui inizi a vivere di trading, è proprio il percorso. Io adesso, per esempio, mi sento totalmente diversa rispetto a 2 anni fa. Sto sviluppando e mano a mano sto cambiando il mio mindset, ma è un qualcosa che si fa giorno dopo giorno. L'obiettivo finale è quello di diventare un trader e vivere di trading, ma anche adesso sto acquisendo quello che a me piace chiamarlo pacchetto mindset. Ovvero la pazienza, la giusta esecuzione, quindi io aspetto il momento giusto, niente mi smuove da quello. E poi l'autodisciplina. L'autodisciplina, se ce l'hai nel trading, non è che poi dopo spegni il computer e cambi, ce l'hai anche in altri aspetti della tua vita. Quindi il trading ti plasma in meglio, se fatto bene, in tutti gli altri aspetti della tua vita. E queste sono le 7 cose da sapere, almeno le 7 cose che ho imparato io in questi 2 anni e spero che possano essere utili a qualcun altro che guarderà il video. Mi rendo conto di essere stata parecchio dura. Se magari c'era qualcuno invogliato a iniziare a fare trading, magari ora sarà scoraggiato. Se non siete rimasti scoraggiati da questo, insomma, vi interessa ancora, fatemelo sapere. Fatemi sapere se volete vedere altri video, magari proprio consigli pratici su come iniziare. Mi piacerebbe parlarvene e nulla, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste cose che vi ho detto e noi poi ci vediamo presto con un altro video. Ciao!